Parliamo di teatro e lo facciamo con uno spettacolo che si intitola La principessa Sirena di Teresa Ludovico, che è qui con noi, benvenuta. Grazie per l'invito. Lo spettacolo è al teatro Kismet. Allora Teresa, questo spettacolo è liberamente ispirato alla Sirenetta di Andersen, una fiaba dal sapore agrodolce. Cosa ti ha spinto a scegliere questa storia? Dunque, io da 10 anni mi occupo di una ricerca sul rito di passaggio dall'infanzia all'adolescenza. Il primo spettacolo è stato Belle Bestia, che è stato uno spettacolo di una grande popolarità e fortuna internazionale e mi ha dato la possibilità di arrivare anche in Giappone con 2 tournée e poi lì è nato anche un rapporto con il Setagaya Public Theatre di Tokyo, che ha prodotto proprio La principessa Sirena 3 anni fa. E oltre a Belle Bestia ho fatto anche La regina delle nevi. Dunque questi 3 spettacoli sono appunto una trilogia che dedicate anche al tutto pubblico, tout public come dicono i francesi. Significa che un po' anche il mio desiderio di portare bambini, adulti e nonni insieme per fare una grande esperienza, perché ormai non se ne fanno più di queste esperienze, si delegano un po' questi discorsi dei passaggi, no? Questi riti di passaggi alla televisione e a tante altre cose. Invece la fiaba credo sia il racconto più giusto per sorreggerci, consolarci nelle paure, nelle domande, in questi passaggi che sono infanzia, adolescenza, adolescenza adulti e via discorrendo. Teresa, ma come sei riuscita praticamente a coinvolgere 2 fasce di età così diverse e lontane tra loro in un colpo solo? Ma soprattutto il lavoro è un lavoro di scrittura. Io sostanzialmente lavoro su archetipi e simboli e quindi è quello che è più profondo, che è dentro di noi e che quindi ci consente anche di metterci in contatto con quelle parti che sono uguali nell'individuo, nell'umano, a prescindere dall'età e anche dalle culture. Torniamo alla Sirenetta, alla principessa Sirena, uno spettacolo lieve e visionario. Quali sono gli elementi che lo rendono tale? Il viaggio della sirena è un viaggio di metamorfosi. Lei per amore abbandonerà il mondo marino e rinuncerà alla coda in maniera molto dolorosa, con tanto sangue anche. Insomma, dico questa cosa perché è fondamentale il fatto che ogni passaggio ci produce delle ferite che forse restano anche lì come cicatrici e che sono un po' il frutto della nostra umanità. E lei poi... Il principe non riconoscerà la sirena perché perde la voce, quindi perde la sua essenza, sposerà un'altra e avremo questo bellissimo finale che è proprio di Andersen, molto diverso da quello di Walt Disney, che la porterà alla morte, ma una morte che ha in sé ancora una trasformazione, diventerà schiuma e poi diventerà nube e la nube fa acqua e l'acqua ritorna nel mare. Quindi è una fiaba dedicata a tutte le nostre trasformazioni e ai dolori dei nostri cambiamenti. In questo mondo sospeso e rarefatto, come si muovono gli attori, gli di danza? I personaggi sembrano figure rubate alla pittura settecentesca, perché questa scelta? Abbiamo un allestimento molto sobrio, creato da Luca Ruzza, che è riuscito a sintetizzare proprio questi elementi, cioè l'acqua, la terra e il cielo, attraverso dei velari di seta che ci consentono di volta in volta di connotare il luogo, aiutati da queste straordinarie luci di Vincent Longmer. E poi abbiamo i costumi di Luigi Spezzacatene, che è un costumista pugliese, barese, che ha aperto da poco questo atelier straordinario a Bari, che appunto aiuta nella lettura a connotare in qualche modo i personaggi attraverso delle figure che vanno un po' dal 500 al 700, quindi abbiamo un'ambientazione assolutamente sospeso, come è sospeso appunto il rito di passaggio ogni volta, ma molto concreto e visionario, dato appunto da questi costumi che sono delle belle forme acquatiche quando ci troviamo nel mondo del mare, assolutamente più formali nel mondo della terra e poi rigorose per segnalare un po' questo passaggio verso il cielo. Teresa, è complicato rappresentare una favola? Ci vuole molto impegno. Normalmente io dedico molto più tempo alla scrittura di spettacoli come appunto Belle Bestia, Regina e La Sirena che ad altri spettacoli più classici.
Perché penso che noi operatori abbiamo una grande responsabilità. Quando ci dedichiamo al pubblico nel quale c'è anche il fruitore, che è il pubblico dei bambini, dobbiamo essere molto chiari e sinceri nel portare loro i simboli giusti. Quindi ci vuole molto più studio. Bene, dopo Bella e Bestia e La Regina delle Nevi, chiude la trilogia La Principessa Sirena al Teatro Kismet, ricordiamo quando? Ancora sabato 31 alle 21 e il 1 novembre alle 18. E poi lo spettacolo si replicherà un po' in Europa, con 2 mesi in Francia e 2 mesi anche in Inghilterra, e sarà replicato in lingua francese e inglese. Hai già qualche altro progetto? Dunque, quest'anno ho molti progetti. Abbiamo Il Malato Immaginario, ovvero Le Molière Imaginaire, che ha debuttato la scorsa stagione al Teatro Piccinni, che viaggerà in Italia. Poi abbiamo per 20 giorni al Teatro Valle a Roma, nel periodo di Natale, la Regina delle Nevi. E poi io torno in Giappone per riprendere La Sirena giapponese e riprendere anche un altro spettacolo che ho fatto quest'estate, che si chiama Il Compagno di Viaggio, con un altro teatro, Zakuenji Public Theatre di Tokyo. Quindi un po' tra Giappone e Italia. Bene, allora spero che tu tornerai a trovarci subito dopo il Giappone, magari per raccontarci questa esperienza esotica. Io ringrazio Teresa Ludovico per essere stata nostra ospite e in bocca al lupo. Grazie a voi, a presto.